solo il filtrante. È libero di creare pericolo. Cross in arrivo. Riesce ad intercettare. Cerca di sfruttare gli spazi laterali. Grande movimento nello spazio. E passa. Oh, prova a tirare. E c'è il gol del Napoli. Prima rete per il Napoli. Ha portato la palla fino a dentro l'area di rigore. È stato bravissimo a mantenere la freddezza fino all'ultimo e poi è andato a colpo sicuro. Si spezza l'equilibrio dell'incontro. Ora avranno sicuramente meno pressione addosso, ma devono continuare a lottare. E ora un duello tra lui e il portiere. Si avvicina alla porta, ci prova. E c'è la rete. Sono già scappati via. Avversario in difficoltà. Proprio nell'angolo, il portiere non poteva farci nulla. Credo che non abbia... Contrasto irregolare, dunque calcio di punizione. L'arbitro è stato chiaro, questo è l'ultimo avvertimento, o la smette o si becca il cartellino. L'arbitro l'ha avvisato, ora non può più permettersi di fare falli azzardati se non vuole beccarsi un cartellino. Deve fare molta, molta attenzione. Buona l'azione sulla destra, vediamo come evolve. Vuole la profondità. Lancia il compagno nello spazio. È un grande riflesso qui. È stata una grande parata. Non era facile. Il tiro era davvero potente. Se ne va. Arriva nella tre quarti avversaria. La mette in mezzo. Stanno concentrando i loro attacchi sulla fascia sinistra. C'è un sacco di spinta su questa fascia. Insistendo troppo su una zona del campo, sempre quella, si rischia di lasciarne altre scoperte. Vediamo se i loro avversari ne sapranno approfittare. Ci mette il fisico e conquista il pallone. È rimasto intrappolato nelle maglie della difesa e non è riuscito a mettersi in posizione per tirare in porta. Cerca un compagno, tenta la conclusione. Ecco un'occasione di contropiede. Prova con la palla filtrante. Buona lettura difensiva, sarà però calcio d'angolo. E va a colpire di testa. Eccola la rete. Un 1-2 veramente da KO. Calcio d'angolo battuto benissimo, colpo di testa preciso. Questo è un colpo di testa da manuale. La coordinazione perfetta e l'impatto con il pallone preciso. Niente da fare per il portiere. Si riparte dal 3-0. Bella apertura. Può andare. Hanno già riconquistato palla. Ottimo intervento di copertura. Qui può partire il contropiede. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. È buona, si gioca! Attenzione! E il portiere dice di no. Il portiere ci arriva con la punta delle dita. Una manovra offensiva impeccabile, Fabio. Per impegno e tecnica. Questo conto. Incornata! La mette in rete! Sembrano avere il totale controllo della gara. Un bel calcio d'angolo e un perfetto colpo di testa. Ottimo questo colpo di testa, preciso ed efficace. La traiettoria che ha dato il pallone era perfetta, il portiere non ha potuto fare... Bella parata! Colpisce il pallone! Pallone che finisce sul fondo. Era proprio lì, davanti alla porta, ma ha buttato via l'occasione. Sulla destra. Prova la giocata nello spazio. Ha spazio sulla fascia. Primo tempo che finisce qui. Inizia adesso il secondo tempo. Ci sono ancora 45 minuti per recuperare lo svantaggio. Cerca spazio. Intercetta il passaggio, pericolo.
Ottimo disimpegno, fondamentale. Palla in avanti verso il compagno. Occasione da rete. Supera la linea, gol! Ottimo scambio, si vede che questi due giocatori hanno una grande intesa. Un gol utile a ridare morale anche se la rincorsa è ancora lunghissima. Copertura attenta, hanno letto bene la situazione, non li hanno fatti passare. Ottimo intervento, ha fisso il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. L'appoggio sulla fascia. Tocco preciso. Possibilità di tiro. Può concludere. Ha trovato il gol. E non poteva mancare un'occasione del genere. Un passaggio perfetto e lui è stato bravissimo ad approfittarne. Si riparte con due reti adesso da recuperare. C'è la palla lunga, in avanti. Ben fatto, è intervenuto quando c'era bisogno di lui. Prova il filtrante. E c'è un bel pallone in avanti. Pronto al tiro. Ha sprecato malamente un passaggio davvero illuminante. Il passaggio è stato illuminante. Certo, l'azione avrebbe meritato di finire con il gol. Nuove energie dalla panchina, vedremo cosa cambierà tatticamente nel loro scacchiere. Ottima pressione la sua, palla recuperata. Ottimo il fraseggio. Il Napoli non sta facendo un pressing asfissiante. Cercano di mantenere le distanze. Prova la la toglie dalla porta. La conclusione. Ha segnato. Il portiere non è riuscito a bloccare e allontanare questa palla e l'autore del gol non si è lasciato sfuggire l'occasione. Si è fatto trovare pronto, ha intuito che il portiere non sarebbe riuscito a trattenere il pallone. C'è solo un gol adesso a separare le due squadre. Già pregustano la rimonta, chissà se ce la faranno. Cerca l'uomo là davanti. Vuole la profondità, palla intercettata. Proprio questo che devono fare, devono insistere. E in questo momento devono prendere dei rischi, è necessario. Proprio così. È davvero una bella serie di passaggi questa. Cerca un compagno e passa. Un passaggio deleterio. C'è l'opportunità per il contropiede. Rimessa con le mani. Sarà rimessa laterale anche in questa occasione. Si riparte con un fallo laterale. Sulla fascia, è libero. Palla al centro, tenta la conclusione. Finalizzazione decisamente infelice. Si è mosso bene, ma quando sembrava fatta ha sbagliato. Cerca spazio. Ha la possibilità di andare verso la porta.
in posizione per il cross. Decide di sfruttare la fascia. E trova il compagno. Cerca il tiro. Il portiere si oppone. Un'occasione davvero sprecata. Sì, grande parata. I compagni devono ringraziarlo per aver salvato il vantaggio. Un'altra conclusione. E hanno fallito questa grande occasione per pareggiare. Questo potrebbe rivelarsi un momento fondamentale della partita. Avevano davvero bisogno di quel gol. Sembra che il mister voglia fare un altro cambio. Era chiaramente in debito d'ossigeno. Non poteva più continuare così. Allontana il pericolo. Solamente 5 minuti e sarà tutto finito. Devono cercare di essere più concreti se vogliono recuperare. Se ne va. Attenzione, va al tiro. Conclusione sul fondo. Lo Zenit di San Pietroburgo decide per un'altra sostituzione. In effetti non ne aveva più. L'allenatore ha fatto bene a farlo uscire dal campo. Prova la giocata nello spazio. Grande movimento nello spazio. C'è... Ottima parata del portiere. Ottima la parata del portiere. Ha fatto tutto alla perfezione. Ma il portiere si è esibito in un intervento da manuale. Spazza via. Prova a scavalcare la deviazione di testa. La palla filtrante ben piazzata meritava un esito migliore. Si chiude dunque la sfida con il fischio dell'arbitro. Non dimenticheremo presto lo spettacolo di questa gara, perché è stata una bella partita con mille capovolgimenti. Entrambe le squadre potevano vincere, loro però escono a mani vuote. Che partita ti è sembrata, Luca? Hanno fornito una prova decisamente scarsa di fronte ai loro tifosi. Ho visto una squadra scomposta, poco determinata, nervosa. Davvero una brutta prova. Non ci resta più molto tempo. Al commento tecnico c'era Luca Marchegiani, che ringrazio. Grazie a te, Fabio.